Ha chiesto di parlare il Presidente del Consiglio dei Ministri, Senatore Monti. Sono talmente tante le realtà belle, tra l'altro, che stanno emergendo, pure in una situazione, in un contesto difficile, perché non è che viviamo un contesto semplice. Giustamente il rappresentante di Federconsumatori diceva una cosa che io condivido molto, cioè il fatto che siamo di fronte a un rischio pesante di difficoltà di recessione e che a maggior ragione questo tema della green economy oggi può essere un grande volano, ma ha bisogno anche di un'azione che pensi a quello che un tempo si chiamava genericamente crescita o sviluppo, termini che abbiamo anche sempre contestato come crescita senza qualità o come sviluppo non sostenibile. Ma comunque c'è bisogno di investire in questa innovazione. Allora, il tema che noi oggi abbiamo voluto mettere in campo, e guardate, è la prima volta che si affronta e si fa un'indagine, ovviamente nei limiti che può essere il panel che usa il PR che fa le indagini, diciamo, sui campioni di opinione pubblica generale, di affrontare, e quindi hanno tutti i limiti del fatto che non è un focus solo specifico sui possessori di pannelli solari, ma che ci ha permesso in questi anni di evidenziare, uno, una crescita di opinione favorevole al solare. Oggi il tema di capire come le rinnovabili devono diventare sostenibili. Questa è una sfida che riguarda tutti i settori. Io ho fatto recentemente un convegno sulla geotermia a futuro remoto a Napoli con Città della Scienza e ormai sono tante le aziende che stanno iniziando a intervenire sulla geotermia, anche se vogliamo è stato un altro degli effetti del referendum, cioè l'interesse su una serie di energie alternative. Però molte volte la competenza, la formazione, la conoscenza è ancora molto limitata. Quindi il lavoro da svolgere è notevole. Sul tema della qualità del lavoro che si può fare sul solare, secondo me c'è uno spazio ampio. Io considero importante, per esempio, questa cosa di Engli. Perché è importante? Perché come azienda cinese è una delle poche che si è preoccupata quantomeno. Poi è chiaro che le certificazioni, sono d'accordo, vanno migliorate, eccetera, però si è preoccupata del problema etico oltre di quello ecologico. Ha addirittura fatto la certificazione, per esempio, contro il rischio incendi dei pannelli, che in Italia non è obbligatoria, non è nemmeno richiesta. Loro ce l'hanno, ma in Italia noi ancora non abbiamo, perché insomma, poi il problema è che siamo una realtà nuova e giovane da un punto di vista del tema del solare e dobbiamo farlo perché il tema è sviluppiamo sempre meglio una qualità italiana, che tra l'altro c'è, per essere chiari, noi abbiamo riferimenti a aziende italiane che fanno anche un ottimo solare di qualità, però abbiamo anche aziende italiane ed europee che semplicemente fanno dei pannelli scadenti in Cina, li importano e ci mettono il marchietto europeo italiano e dicono che sono italiani e europei. E devo dire che per fortuna dal sondaggio che abbiamo visto di PR Market esce che il 42% è indifferente se è italiano o europeo purché sia di qualità, se è europeo o internazionale. Un altro 10% è indifferente purché sia il prezzo il tema, però una grande parte ancora considera importante che un prodotto sia europeo. Quindi allora se è europeo, perché lo pensano? Lo pensano perché giustamente hanno idea che cose asiatiche sono fatte in modo in genere con molta più scadenti, con meno attenzione, prodotti taroccati in certi casi, e che poi pensano che la cosa europea sia di per sé una cosa in qualche modo di maggiore qualità. Se invece viene messa in Romania o in Bulgaria e viene marcata europea e viene importato dalle aziende cinesi che sono il sottoprodotto di Engli, allora siamo peggio. Volevo agganciarmi proprio a questo, onorevole, giusto per dare una nota di colore a proposito di prodotti taroccati. In realtà noi abbiamo trovato sul mercato prodotti contraffatti, quindi contraffatti in Italia e anche in paesi europei, Col mobili marchio. col marchio in isola, quindi Quindi siamo ecco. anche Beh, all'opposto questa di quello che è l'immaginario, lo stereotipo. Sì, sono i napoletani della Cina, finalmente ha qualcosa da far copiare. L'Italia è attualmente il secondo mercato a livello europeo per il fotovoltaico. Notizia di qualche giorno di iSupply, un istituto di ricerca europeo, è che l'Italia, secondo le loro previsioni, sta per eguagliare in termini di potenzialità il mercato tedesco. Ricordiamo
In Italia sicuramente gli incentivi sono ancora molto importanti, l'obiettivo che dobbiamo raggiungere è quello della grid parity. Qualche anno fa si pensava a raggiungere la parità di costo del kilowattora d'energia da fonte rinnovabile nel 2015, adesso ci si aspetta nel 2013-2014 di raggiungere questo obiettivo, molto probabilmente nelle regioni del sud Italia. In alcuni punti probabilmente è stato già raggiunto, quindi sicuramente ancora un sostegno a livello governativo serve. Sicuramente questo non è un settore che è da considerarsi assistito, ma è un settore in grado, sicuramente nel prossimo futuro, di poter camminare con le proprie gambe. È uno dei pochi settori in controtendenza e molto promettenti per il nostro mercato. Sì, sicuramente l'efficienza dei moduli fotovoltaici, ecco come abbiamo visto oggi, dipende ovviamente poi dallo spirito che ogni produttore ha nel voler investire in ricerca e sviluppo. Mondiale abbiamo puntato tantissimo sull'alta efficienza. Come abbiamo visto oggi c'è stato un incremento in termini di efficienza che normalmente lo si ottiene in diversi anni. In soli un anno abbiamo più che duplicato l'efficienza delle nostre celle fotovoltaiche, investendo appunto in questa ricerca e sviluppo su celle ad altissimo rendimento. I prezzi ovviamente hanno avuto un decremento anche in virtù del fatto che i costi di produzione sono diminuiti, abbiamo attuato delle politiche di razionalizzazione dei costi interni e quindi ovviamente il tutto legato a delle politiche di economia di scala, per cui i costi sono ovviamente in costante decremento e questo dipende ovviamente da quanto si investe, ripeto, in ricerca e sviluppo, e le efficienze devono sicuramente crescere, sempre in termini di crescita costante, in modo da garantire una maggiore efficienza in termini di costo e in termini energetici. L'Europa vuole ridurre dell'80% le emissioni di anidride carbonica entro il 2050. Quali le vostre idee? Anche più, l'Europa ha una forchetta che va dall'80% al 95% entro il 2050, è un obiettivo molto ambizioso e va incoraggiato, praticamente è un'Europa post carbon, è esattamente quello che ci vuole per rilanciare la green economy e permettere quella famosa crescita basata su nuovi modelli energetici che poi sono anche nuovi modelli economici. E il problema dell'Europa è che poi questo si deve mettere in concatenazione con delle strategie anche di carattere finanziario ed economico, perché tu non puoi voler finanziare l'abbattimento delle emissioni della green economy e arrivare a obiettivi di limitazione delle emissioni così ambiziosi e poi non essere conseguente e non finanziare progetti sia a livello di ricerca che a livello applicativo in tutta l'Europa che siano in coerenza con questo obiettivo. Posso chiedere degli esempi pratici? Esempi pratici, l'Europa per esempio con il patto dei sindaci ha lanciato una grande sfida che è quella di mettere il destino energetico delle città che sono laddove i consumi energetici sono i più elevati, il destino energetico delle città nelle mani delle città. Cioè l'Europa dice i soldi ve li diamo noi, i progetti li fate voi, fate dei buoni progetti e nel patto dei sindaci noi ve li finanziamo. E però per raggiungere gli obiettivi del 2020 e anche oltre a livello comunale, a livello regionale, provinciale, a livello insomma di enti locali. E ci sono 3.000 comuni nel patto dei sindaci che rappresentano all'incirca 150 milioni di europei, quindi le cose si stanno muovendo a livello locale. Quindi ci sono ottime prospettive a livello locale, purtroppo il livello che manca è il livello nazionale, dove invece giocano considerazioni geopolitiche, interessi più o meno ammissibili che impediscono di fare delle strategie, di fare dei piani energetici coerenti con gli obiettivi che ci dà l'Europa. Possiamo parlare anche di ecomafie? Ci sta, il fenomeno delle ecomafie c'è. Ma diciamo che poi io guarderei sempre più al fenomeno che non all'epifenomeno, è un epifenomeno quello delle ecomafie. E, sicuramente, diciamo, se per ecomafia noi intendiamo non so, la mafia dello smaltimento dei rifiuti tossici e pericolosi nelle discariche prodotte al nord, nelle discariche del sud, è un gravissimo problema. Se per ecomafia intendiamo l'intervento della mafia nell'eolico, nel fotovoltaico, nella green economy è un altro discorso. C'è,
ma è una cosa che va affrontata e nei termini in cui essa è avvenuta. Cioè si tratta di fenomeni che riguardano casi isolati. In generale, no, il fotovoltaico distribuito, fatto da tanti ingegneri, migliaia di ingegneri onesti sui tetti dei capannoni, eccetera, delle case, non sono soggetti all'ecomafia. Quindi bisogna portare i progetti fotovoltaici, i progetti rinnovabili, al di sotto della soglia di attenzione della mafia. I problemi che noi abbiamo purtroppo sono due, differenti, molto più gravi delle ecomafie. L'eccesso di burocrazia. Il problema della corruzione, perché poi abbiamo le inchieste sull'eolico in Sardegna con Verdini, dell'Utri, eccetera, perché abbiamo queste cose? Perché le procedure di autorizzazione sono talmente complicate che per ungere la ruota bisogna scadere in... Allora, il problema è innanzitutto quello di rendere accessibili tutte le procedure per quanto riguarda gli impianti relativi alla green economy, molto più trasparenti, molto più facili, perché quanto più si alza il livello di complessità dell'autorizzazione, più si alza il rischio della corruzione, mi pare ovvio. E questa è la prima cosa. La seconda cosa, che è altrettanto importante, è l'accesso al credito. Cioè noi abbiamo purtroppo le banche, diceva Oscar Wilde, sono quegli enti che ti danno l'ombrello quando c'è il sole e te lo levano quando piove. La green economy europea e italiana in particolare ha bisogno dell'ombrello oggi. C'è bisogno di aprire l'ombrello, cioè di concedere credito, migliaia, milioni di crediti a milioni di cittadini per 10, 15, 20 mila euro, perché per permettere loro di entrare nella green economy, di fare i loro impianti fotovoltaici da 3 kW, 10 kW, 20 kW. Un'altra incongruenza, per esempio, è che non so, un imprenditore che sente il morsi della crisi e che si deve ipotecare il capannone non può farsi il fotovoltaico sul capannone, perché sul capannone ipotecato non può. Allora, questo problema qui, invece io devo rivoluzionare completamente le procedure di attribuzione dei progetti relativi alla green economy e dare per esempio anche agli imprenditori che hanno il capannone ipotecato la possibilità di fare un impianto fotovoltaico sopra, senza starmi a formalizzare troppo sul fatto che lui ha il capannone ipotecato oppure no, perché sennò continuiamo a colpire chi è già stato colpito. Le grandi lobby si stanno opponendo a tutto questo sviluppo? Chiaramente c'è una questione di controllo politico ed economico, è ovvio che le grandi lobby si impongono, si oppongono, oppure vogliono controllare, cioè vogliono tenere sotto controllo l'esplosione della green economy. Secondo me è una battaglia persa per le grandi lobby, nel senso che è come internet, cioè questo è l'internet dell'energia, così come non è stato possibile controllare internet, perché oggi io posso entrare in contatto con 1 miliardo di individui e condividere con loro in modo interattivo testi, video, immagini alla velocità della luce, anche per l'energia, anche l'internet dell'energia, la tecnologia ormai è arrivata a questi livelli, e anche per internet c'è stato il tentativo di bloccarla con la burocrazia e non è riuscito. Io auspico che anche il tentativo di bloccare la green economy e la terza rivoluzione industriale con la burocrazia non riesca. Perciò possiamo dire che riusciremo ad avere un futuro sostenibile a livello energetico? È già cominciato il futuro sostenibile a livello energetico, perché se è vero quello che abbiamo sentito oggi, ci sono 350.000 impianti, cioè ci sono 350.000 italiani che si stanno producendo la loro energia. Ripeto, non verranno gli oppositori di questo scenario, non verranno a dire noi siamo contrari, verranno a dire no, è impossibile, non si può fare, a burocratizzarsi, verranno a impedire l'accesso al credito, verranno a destabilizzare il settore, come è stato fatto l'anno scorso col decreto Romani, quando la green economy italiana stava esplodendo. Il decreto Romani ha retroattivamente cambiato le regole del gioco e ha ammazzato un settore. Quindi questo è il vero rischio, secondo me, cioè che l'ancien regime reagisca subdolamente, facendo finta di nascondersi dietro altre paure e altri interessi che poi non sono veramente i loro interessi. Loro hanno interesse chiaramente a mantenere un business model ad altissima intensità di capitali e a bassa intensità di lavoro, che privilegia sempre gli stessi, che fa diventare sempre i ricchi sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri, e che continua con la concentrazione di capitali
capitali, di potere e di ricchezza sempre in pochissime mani, e non verranno mai a dire noi vogliamo continuare in questa strada, cioè concentrare nelle nostre mani tutto il potere. Verranno a dire che bisogna stare attenti, che bisogna essere burocratici, che bisogna che non si possono concedere i crediti, eccetera. E quindi il gioco è scoperto, quindi questa partita giochiamocela. Io auspico che il governo italiano faccia, nel nuovo governo italiano faccia qualche cosa. Adesso la strada è tracciata, se veramente si vuole sostenere la green economy come ha sostenuto Clini al ritorno da Durban, le cose da fare sono quelle che ho detto e sono molto molto semplici, e lui le può fare in 3 giorni. Fotovoltaico, incentivi ed ecomafie, qual è la situazione attuale in Italia? Ma innanzitutto il tema importante è che gli incentivi hanno avuto un grande valore per rilanciare le rinnovabili in Italia. Senza quegli incentivi noi non saremmo riusciti a sviluppare da 50 megawatt come stavamo 12.000 megawatt di fotovoltaico. Ovviamente dentro questo ci possono essere speculazioni, ci possono essere interventi, perché mentre il piccolo produttore, si sono allacciati, fai conto, quasi 350.000 persone hanno messo pannelli solari, però tra questi ci sono tanti piccoli, ma anche alcune grandi estensioni dove magari sono state fatte delle operazioni speculative. Allora bisogna concentrarsi nel limitare quelle che possono essere le speculazioni, mentre va incentivata l'azione per arrivare a 1-2 milioni di tetti fotovoltaici che permettano all'Italia di raggiungere un record mondiale alla nostra portata, ormai visto questo boom, dell'energia prodotta dal solare. E con il quarto conto di energia arriveremo a questi numeri? Ma il quarto conto di energia non riesce ancora, se non rimodulato, a garantire insomma, di arrivare a quello che io penso si possa arrivare. Noi possiamo arrivare a 50.000 megawatt di solare in Italia. Col quarto conto di energia bisogna innanzitutto far chiarezza sui numeri veri di quel conto, perché hanno lasciato una cosa incerta se in bolletta devono essere finanziati 6 o 7 miliardi. Ora, tra 6 e 7 miliardi di euro c'è una certa differenza, quindi se dicono 6-7 le banche danno sostegno solo fino a 6, non è che pensano che sono 7. Allora bisogna innanzitutto chiarire quanti miliardi saranno a regime la quota di finanziamento per il fotovoltaico, poi accompagnare questo settore verso quella che viene chiamata in gergo la grid parity, cioè ormai i pannelli costano meno, la produttività è maggiore, nel giro di 2-3 anni produrre energia da pannelli solari non avrà più bisogno dell'incentivo dello Stato, perché tu direttamente recupererai dalla vendita dell'energia elettrica, cioè il valore della produzione di energia dal solare sarà tale che praticamente ti conviene farlo sia per risparmiare sia per vendere energia. L'Europa vuole ridurre dell'80% le emissioni di CO2 nel 2050, quali sono le vostre idee? Ma l'idea è che innanzitutto bisogna puntare fortemente sull'efficienza energetica, cioè noi sprechiamo tantissima energia e abbiamo una grandissima capacità anche in Italia, nella nostra industria meccanica ed elettronica, di ridurre lo spreco. Poi possiamo sviluppare al massimo tutte le fonti rinnovabili, dal solare al mineolico, la biomassa però a filiera corta, cioè in area circoscritta, la geotermia, siamo un paese pieno di vulcani, pieno di zone geotermiche, utilizziamo pochissimo l'energia geotermica, abbiamo da utilizzare l'energia dalle maree, pensiamo che solo nello stretto di Messina c'è una grande capacità di energia e non viene utilizzata. Beh, tutto queste sono opportunità che abbiamo. Un altro tema, il nucleare. L'Europa adesso ha finanziato con 1.300.000.000 di euro un progetto per quanto riguarda la fusione nucleare. Voi cosa ne pensate? Ma la fusione nucleare è una cosa diversa dalla fissione. La fusione nucleare è un progetto che riguarda un sistema senza radioattività, quindi senza scorie. È sicuramente un sistema importante. Il dubbio che ho personalmente è quando il finanziamento va su mega impianti. Cioè il nucleare da fusione, se riesce a essere un nucleare di piccoli impianti, ha un valore. Se diventa l'idea di una mega centrale che deve alimentare un intero paese o grandi posti, io credo che ormai la logica è la produzione diffusa di energia. Anche il solare, l'eolico, tutte le fonti di energia rinnovabili vanno fatte non con grandissimi impianti, ma con impianti piccoli, diffusi e con un uso dell'energia, diciamo, vicina, di prossimità, una sorta di filiera corta, perché altrimenti se io produco l'energia la devo spedire a distanze lunghissime, io perdo un sacco di energia lungo la rete. Sostenibilità, insomma. Sostenibilità in tutti i sensi, ma anche innovazione, intelligenza e, se vogliamo, amore per questo nostro pianeta e per noi stessi.
Grazie.